poi un altro, ecco, proprio a volte pensavo al nostro ambiente, il nostro ambiente, ma non è possibile che qui non c'è una, proprio una sensibilità artistica, poi ci sono tante belle culture, tante belle persone, però l'arte è sempre vista così. Ma Cenerentola. Io non mi dimentico mai, a scuola avevamo la nostra grande collega Irene Fabrizio, era l'unica che veniva nel laboratorio tutti i giorni a vedere non quello che facevano, ma quello che facevano i suoi alunni, sempre, tutti i giorni. Ed era entusiasta quando un ragazzo magari in italiano non studiava, però lo vedeva concentrato nel suo lavoro, allora si riempiva di gioia. Poi magari era l'unica, si andava nei consigli e dice sì, non studia questa materia, però come sensibile, come bravo, o come è pieno di inventiva. Ah sì, ma tanto queste cose non portano a niente. E quindi, che devo dire? Io dico sempre che la gente vede quello che sa, non potrà mai vedere quello che non sa. E quindi, allora, buonasera a tutti, mi sentite? Vi ringrazio di essere qui. Io parlerò di una forte donna che ha operato nell'associazionismo. Una pietra miliare nella storia dell'associazionismo femminile di Rio Nero è senza dubbio la figura della professoressa Irene Fabrizio. Del Centro Femminile Italiano dal 1985 al 1993. Ha lasciato un segno indelebile per l'intelligenza, l'apertura mentale, lo spirito innovativo, la forza con cui ha guidato l'associazione in un periodo di profondi cambiamenti nella condizione della donna italiana. Irene Fabrizio ha dato visibilità e prestigio al centro femminile, sottraendolo all'ottica assistenzialistica e conferendogli un ampio respiro culturale e sociale. L'associazionismo doveva essere un mezzo di promozione umana e sociale, per cui sollecitava la partecipazione attiva delle donne al dibattito politico e sociale, con l'obiettivo di incidere sulla realtà di un paese ancora arretrato e tradizionalista nella concezione della donna. L'operare di Irene seguiva due direttive: la valorizzazione della donna e la promozione dell'imprenditoria femminile, non in senso generico, come recitavano gli slogan femministi del tempo, ma in senso concreto. E si riferiva alla donna lucana, combattuta tra il desiderio di affermarsi liberamente in ogni ambito lavorativo e la mancanza di spazi e di opportunità dovuta alla difficile situazione economica della nostra regione. Era consapevole che il riscatto della donna passava attraverso l'emancipazione economica dall'uomo. Perciò Irene vedeva nell'associazionismo un luogo di crescita, dove maturava la coscienza delle donne sui nuovi ruoli da svolgere nella società. A volte i suoi modi un po' bruschi ci infastidivano, quando ci rimproverava la nostra pigrizia, il nostro conformismo, il disimpegno. Noi, al contrario, ci sentivamo soddisfatte. Avevamo studiato, occupavamo un posto di lavoro, avevamo la nostra famiglia. Ci sentivamo arrivate. Invece Irene ci ricordava che questo è il punto di partenza di una donna, non di arrivo. Per lei le competenze e le professionalità femminili dovevano diventare forza progettuale
in grado di far progredire le proprie comunità. Bisognava superare l'ambito strettamente privato e impegnarsi nel sociale. Pur riconoscendo la centralità della famiglia nella vita della donna, sosteneva che questa era chiamata a rivestire nuovi ruoli in una società sempre più complessa e difficile, bisognosa dell'apporto femminile. Da questo pensiero derivava un'altra sua convinzione, che l'imprenditoria potesse essere un mezzo di emancipazione della donna in generale e lucana in particolare. Il suo impegno concreto è stato quello di far conoscere storie e vicende di donne rioneresi impegnate in attività produttive che magari facevano le imprenditrici senza sapere di esserlo e proporle come modelli di sviluppo economico. Nei numerosi convegni ci teneva a promuovere quelle donne che lavoravano in agricoltura, nel commercio, nell'artigianato, nelle imprese, nelle arti. Si partiva da modeste lavoratrici per arrivare a manager e scrittrici. A oltre 20 anni di distanza, ricordo ancora con commozione la forte determinazione con cui ci costrinse a lavorare per ricostruire la storia e la figura di Maria Luigia Tancredi, fondatrice della Casa di Riposo, ancora poco apprezzata, e riportarla alla coscienza della città di Rionero, molto spesso distratta nella valorizzazione dei suoi figli. A questa iniziativa è seguito il romanzo dello storico Nino Calice dal titolo Un destino trascurabile, in cui racconta appunto le esperienze di vita di questa piccola grande donna. Altri eventi culturali sono stati le giornate federiciane, gli studi su Albino Pierro e su Isabella Morra. Un altro aspetto caratterizzante la persona di Irene Fabrizio è stato l'attaccamento alla sua scuola, l'Istituto d'Arte, da cui non volle mai allontanarsi. Era convinta delle grandi potenzialità di questa scuola, sia per i docenti sia per gli studenti, a cui si aprivano numerose prospettive di lavoro in un periodo in cui le arti grafico-pittoriche, il designer, trovavano larga applicazione in vasti settori dell'industria e nelle tecnologie più avanzate. Il suo impegno si concentrava nella valorizzazione delle energie creative, come le definiva lei, con un occhio di riguardo a quelle femminili, come la professoressa Rosa Rondinella può testimoniare. La sfida più importante per Irene è stata la prima Biennale Nazionale di Arte Sacra nel 1992, a cui parteciparono artisti provenienti da tutta l'Italia e dalla Corea, con opere pittoriche e scultoree che esprimevano nel tema sacro le ansie, le inquietudini etico-esistenziali, i dubbi religiosi dell'uomo di fine millennio. La mostra è stata poi catalogata e costituisce ancora oggi un'opera importante dal punto di vista artistico ed etico-civile. C'è ancora tanto da dire sull'attualità del pensiero di questa donna, ma il tempo non me lo permette. Irene ci ha lasciato un esempio di ricchezza umana e ideale, di rigore morale e intellettuale,
di religiosità intima e profonda, di vita sofferta con coraggio e dignità. Per questi motivi la FIDAPA conferisce alla memoria di Irene Fabrizio una targa di merito e sarà affidata al fratello con l'impegno.